Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Fipralone Duo. A cosa serve? Fipralone Duo ha un medicinale veterinario a base del principio attivo fipronil più piriproclosifene, appartenente alla categoria degli antiparassitari e nello specifico altri ectoparassiticidi per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda Alphamed SA. Fipralone Duo può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Alphamed SA. Concessionario: Alphamed SA. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Principio attivo: fipronil più piriproclosifene. Gruppo terapeutico: antiparassitari. Forma farmaceutica: soluzione. Confezioni: Fipralone 234 mg/40 mg, soluzione spot on per cani di taglia media 4 pipette. Fipralone Duo 268 mg/80 mg, soluzione spot on per cani di taglia grande 4 pipette. Fipralone Duo 402 mg/120 mg, soluzione spot on per cani di taglia gigante 4 pipette. Fipralone Duo 67 mg/20 mg, soluzione spot on per cani di taglia piccola 4 pipette. Principio attivo: ogni pipetta da 0,67 ml, dose unitaria, contiene fipronil 67 mg e piriproclosifene 20,1 mg. Ogni pipetta da 1,34 ml, dose unitaria, contiene fipronil 134 mg, piriproclosifene 40,2 mg. Ogni pipetta da 2,68 ml, dose unitaria, contiene fipronil 268 mg, piriproclosifene 80,4 mg. Ogni pipetta da 4,02 ml, dose unitaria, contiene fipronil 402 mg, piriproclosifene 120,6 mg. Eccipienti: ogni pipetta da 0,67 ml, dose unitaria, contiene BHA 0,134 mg e BHT 0,067 mg. Ogni pipetta da 1,34 ml, dose unitaria, contiene BHA 0,268 mg e BHT 0,134 mg. Ogni pipetta da 2,68 ml, dose unitaria, contiene BHA 0,536 mg e BHT 0,268 mg. Ogni pipetta da 4,02 ml, dose unitaria, contiene BHA 0,804 mg e BHT 0,402 mg. Indicazioni: trattamento delle infestazioni da pulci da sole o in associazione con zecche. Contro le pulci: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci, Ctenocephalides spp. Il trattamento previene l'ulteriore infestazione per 7 settimane. Prevenzione della moltiplicazione delle pulci, impedendo alle uova di svilupparsi in pulci adulte per 12 settimane dopo l'applicazione. Contro le zecche: per il trattamento delle infestazioni da zecche, Ixodes ricinus. Un trattamento ha una persistente efficacia caricida per 2 settimane contro Ixodes ricinus e 4 settimane contro Dermacentur reticulatus, Rapicephalus sanguineus. Se sono presenti le zecche di alcune specie, Dermacentur reticulatus, Rapicephalus sanguineus, quando si somministra il prodotto, non tutte le zecche potrebbero essere uccise entro le 48 ore. Controindicazioni: non utilizzare in conigli, poiché a copyright possono manifestarsi reazioni avverse ed anche la morte. Non usare in caso di ipersensibilità conosciuta al principio attivo o a qualcuno degli eccipienti. Posologia: dosaggio. Peso del cane: 2-10 kg. Volume pipetta, dose unitaria: 0,67 ml. Fipronil: 67 mg. Piriproclosifene: 20,1 mg. Peso del cane: 10-20 kg. Volume pipetta, dose unitaria: 1,34 ml. Fipronil: 134 mg. Piriproclosifene: 40,2 mg. Peso del cane: 20-40 kg. Volume pipetta, dose unitaria: 2,68 ml. Fipronil: 268 mg, piriproclosifene: 80,4 mg, peso del cane: 40-60 kg, volume pipetta, dose unitaria: 4,02 ml, fipronil:
402 mg, piriprocosifene, 120,16 mg. Per i cani di peso superiore ai 60 kg deve essere utilizzata la combinazione appropriata di pipette. Una pipetta costituisce un trattamento con la possibilità di ripetere la somministrazione su base mensile. Per un controllo ottimale delle infestazioni da pulci e barra o zecche, il programma di trattamento può essere basato sulla situazione epidemiologica locale. Avvertenze: lo shampoo o l'immersione diretta dell'animale nell'acqua dopo il trattamento può ridurre la durata dell'attività. Il prodotto rimane attivo contro le pulci per 5 settimane quando il cane è sottoposto a lavaggi mensili dopo il trattamento. Immersioni in acqua ripetute in 2 occasioni dopo l'applicazione del prodotto non influenzano l'attività adulticida contro le pulci e l'efficacia relativa alla prevenzione dello sviluppo delle uova in pulci adulte. L'influenza di una immersione in acqua o di uno shampoo sul cane sulla efficacia del prodotto contro le zecche non è stata valutata. All'inizio delle misure di controllo, in caso di infestazione, le cucce degli animali, biancheria della cuccia e le aree di riposo regolari come tappeti e tessuti d'arredo devono essere trattati con un insetticida adatto e regolarmente pulite con aspirapolvere. Per ridurre la presenza delle pulci nell'ambiente, tutti gli animali che vivono nella stessa area domestica dovrebbero essere trattati con un prodotto adatto al controllo delle pulci. Il prodotto non previene l'attacco delle zecche sugli animali. La trasmissione di malattie infettive da zecche non può essere completamente esclusa se le condizioni sono sfavorevoli. L'efficacia immediata è stata dimostrata contro Ixodes ricinus, indicando che le zecche di questa specie sono uccise entro 48 ore dall'applicazione del prodotto. Se sono presenti zecche di Dermacentur reticulatus o Rippicephalus sanguineus, quando si applica il prodotto, queste zecche potrebbero non essere uccise entro le prime 48 ore. Una volta morte, le zecche cadranno dagli animali, eventuali zecche rimanenti dovranno essere rimosse attentamente assicurandosi che la loro porzione di apparato boccale non rimanga nella cute. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Solo per uso esterno. Gli animali devono essere accuratamente pesati prima del trattamento. In assenza di dati di sicurezza, il prodotto non deve essere usato in cuccioli di meno di 10 settimane di età e barra o di peso inferiore a 2 kg. Si deve prestare attenzione per evitare che il contenuto della pipetta venga a contatto con gli occhi o la bocca dei cani trattati. In particolare l'assunzione orale a causa del leccamento del sito di applicazione da animali trattati o animali in contatto dovrebbe essere evitata. Non applicare il prodotto su ferite o pelle danneggiata. In assenza di ulteriori studi sulla sicurezza, non ripetere il trattamento ad intervalli inferiori a 4 settimane. L'uso del prodotto non è stato studiato in cani malati e debilitati. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.